Allora, gente, ciao a tutti, sono Pokenerd della Dragon's Page. Oggi vi faccio vedere l'apertura di Pokémon versione nera 2. Due giorni prima magari qualcuno è già riuscito ad ottenerla, già avendo aperto i negozi, oppure perché l'ha preordinato. Quindi vabbè, due giorni prima. Allora, vediamo un po'. Vediamo il solito coso della Nintendo. Il cameraman che sta facendo le riprese è prima, il mio apprendista. Voletegli bene. Ecco qua. Allora, questa qui tra due giorni ce l'avrete anche voi. Tra due giorni, che ce l'ha avuta prima, ce la puoi anche oggi, dipende, insomma. Questa è la confezione. Guarda quanto è bella. Guarda che bella. Va? Che libretto. Fa un profumo. A me piace che fa profumo di nuovo. Qua, quanto è bella. La cassettina. Iniziamo a giocarci. Vi faccio vedere il mio start. L'hanno detto. Allora, questo è il mio bellissimo 3DS. Ecco qua. Si vede Pri? Si vede la mia faccia. Che brutta cosa. Aspetta, allora mi metto gli occhiali, mi faccio pure più bello. Se vede la faccia mia. Sto stando gli occhiali. Vabbè. Questa è la cassetta. Si vede lo schermo? Guarda quanto è bello. Accendiamo. Vediamo anche la presentazione, che bella. Ecco, mi porto gli occhiali. Tanto si vede solo sullo schermo sopra. Saluto anche. Mio fratello che tira l'acqua. È il bello della diretta. Wow. Tepig, ovvio. Allora, bello. È bellissimo il Remnero. Allora, iniziamo. Nuovo gioco. Qui è la solita professoressa Lalia. Ciao, ti chiamo il benvenuto nel mondo dei Pokémon, io sono la professoressa Lalia. Vabbè, tutti sappiamo quello che dice, insomma. Ok. Questo è quanto. Dimmi qualcosa di te. Ah. Mi piacciono più i vestiti del ragazzo, quindi io scelgo il ragazzo. Ho capito, mi piacciono più. Non so, un ragazzo, però mi piace come vestito. Ecco. Come ti chiami? Il mio storico soprannome. Un po' che nerd non c'entra. Quindi ci mettiamo Great, l'altro mio soprannome. Lo starati. Eccola. Perfetto. Chiami Great, ovvio. Se lo scrivo in minuscolo, va bene anche grande. Great, che bel nome, ovvio mio, grazie. Parliamo un po' del tuo rivale. È quel ragazzo che abita... Primo, certo, ma... Quanto nome. Vicino a casa tua? Che abita vicino a casa. Sì, tua, vero? Sì. Come si chiama? Mukumuyan. Tony. Siamo Tony, va. Ok. Tony. Tony, ho capito bene? Sì. Great. Conto su di te, per questo voglio affidarti il tuo primo Pokémon, un esemplare molto speciale. Appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno, sì, allora inizio. Ok, va bene. Lo scopo il giorno, va bene, entriamo nel mondo dei Pokémon. Siamo in estate. Magari fosse. Ma che bello. Avvicina lo schermo. Vedremo nei manichi.
Io e Primo nel frattempo balliamo la musichetta. Se potevi chiamare Ash, che bello. Nah. No, non si emula, è il più grande, cioè, non voglio essere invadente. Non voglio essere, bravo, non voglio essere invadente. Reggi una telecamera, for courtesy. Devo, mi servono i tatti. Fa bene. Non si vede purtroppo la scritta. Cara Ralia, da quanto tempo? Ah, gli ha telefonato, mica so più. Un poco adesso per il mio tesoro, grazie. Perfetto, anche a me piacerebbe intraprendersi un bel viaggio. Cosa è già arrivata? Sembra un... Si chiama Belle, indossa un grosso cappello verde. Bene. Great, sono a casa. Allora, scusate dell'interruzione. No, ho messo poco. Okay. Conosci la professoressa Ralia? È una famosa ricercatrice di Pokémon. Era una mia vecchia amica e ho parlato oggi per la prima volta quando Nembo. Ti sembra una domanda un po' bruciapelo, ma Great, ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tuo? E moglie di pure. Se gli dici di no, che succedeva? Ti faceva di sì lo stesso. Bene, il primo passo è fatto. E ora dimmi, sai che cos'è un Pokédex? Sì. Sono tentata di mettere di nome. Benissimo. Il Pokédex, cioè, mo dici lo stesso. Il Pokédex è un dispositivo incredibile che registra. T'ho detto che lo so che cos'è. Vabbè, ancora una domanda. Vorresti anche un Pokédex? Non ho scelta, sì. Anche il secondo passo è fatto. È tutto deciso. Una relazione di nome Bell sta venendo per incontrarti. L'aiutante della professoressa Ralia, la riconoscerai perché... Un grande cappello, per cercarla. Ho capito, sì. Nella borsa c'è l'Interpok. Sai come aprire la borsa, vero? Sì, mamma. Il nome della ragazzina è Belle e porta un grande cappello verde. È la prima volta che viene in questa città e potrebbe essersi persa. Cercala. Bella missione. Ah! Vicino un po' di più. Se vero, bello, se vero, male. Sai che faccio? Spengo la luce. Spengo. Forse è meglio. La voglia. Ah, è arrivato, dai. Come va? Hai catturato qualche Pokémon? Da queste parti non ci sono allenatori e mi sto annoiando. Una ragazza di nome Belle ti regalerà un Pokémon. Mi raccomando, se ti regalano un Pokémon ti trattano sempre bene. No. Ti accompagniamo a prendere il tuo Pokémon. Ha un conto in sospeso con qualcuno, per occuparmene però ho bisogno di qualcuno di cui possa fidarmi, oltre al mio Pokémon. Ma certo, posso contare su di te, sembri avere la testa sulle spalle. Torna pure a casa. Ok, fratellone, ciao Great. Cerchiamo questa tizia di nome Belle. Nam, forza. Ah, vero, non c'è scarpe da corsa. Questa è la palestra, ricordatevelo perché... Che se no dopo farete come la prima volta che ci ho giocato io, che non trovavo la palestra e non sapevo che era nella prima città. Prima sono stato al centro Pokémon, lì non c'era nessuno, mi dico, voglio andare al centro Pokémon. Ecco, Belle sta qua sopra, Tanto, se non volete svelarvi niente, non vedete questo pezzo, però. Non poteva essere altrimenti. Il bel vedere di Alisopoli. Scommetto che Belle si starà godendo il panorama da lassù. Ok, vai a prenderti il tuo Pokémon. Eccola Belle. Ma Tony ce l'ha, sì. Boh, può darsi che ce l'ha già. Che bel panorama. Non credi anche tu? Io mi chiamo Belle. Sono l'assistente della professoressa Ralia, l'esperta di Pokémon. Stavo cercando una persona. Per caso conosci Great? E vorrei vedere. Ah, Great, sei tu. Wow. Sei proprio come ti avevano descritto. Piacere di conoscerti, che bello incontrarti finalmente. Dovrei chiederti un favore. Ci aiuteresti a completare il Pokédex? Certo. Grazie. Grazie a te. Le ricerche della professoressa Ralia potranno continuare. Inoltre, completare il Pokédex è molto divertente. Va bene, mo dai. Bene, allora, tada! Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno. Ah, ma sta qua sotto. Sta qua sotto adesso.
Ah. Scegli un Pokémon. Ovvio, l'amore mio, scelgo. Il mio piccolo Devil. Vicino, vicino. Andrò un bici. Devil ti si dice proprio. A proposito, vuoi dare un soprannome a tuo Pokémon? Ah. Embor. E dopo il Pokémon, ecco il Pokédex. Rita ha ricevuto il Pokédex. Dunque, il Pokédex è uno strumento ad alta tecnologia che registra automaticamente i Pokémon che incontri. Quello che la professoressa Aralia ti chiede è di cercare tutti i Pokémon della regione di Unima, girando dappertutto con il tuo Pokédex. Ok, posso andare? Quanto pensi di farmi aspettare? Combattiamo contro di lui e poi stoppiamo. Come ti ha già detto la mia sorellina, cerca di prenderci uno sedere. Cos'altro porti lì? Quello è un Pokédex. Ah, bene, sì. Vorrei avere anch'io un Pokédex. In questo modo diventerei più forte. Con un Pokédex imparerei un sacco di cose sui Pokémon e così facendo diventerei imbattibile. Tu chi saresti? Io sono Tony. Voglio viaggiare per tutta la regione di Unima con la mia squadra di Pokémon. Sto cercando qualcosa di molto importante. Qualunque sia il motivo, viaggiare fa sempre bene. E dopo tutto hai proprio qui un Pokédex che ormai non serve. Rispetto a 2 anni fa la distribuzione dei Pokémon del territorio è cambiata. Quindi più siamo a registrare i dati e meglio è. Perfetto, adesso combattiamo. Bella musichetta sua. Vediamo come te la cavi come allenatore. Userò Oshawott che ho allenato da quando si è schiuso il suo volo. Ah! Mi ha avviato da nuovo. Mi ha avviato da nuovo. Mi piace la musichetta per arrivare. Ah, metti pure il suo schermo. Non so se lo so, non posso commentare. Chiedo scusa per la qualità delle immagini, ma purtroppo il mio telefono meglio di questo non va. Ah! Coccolina, la grafica, guarda la grafica. Guarda che bella la grafica. Bellissimo. Allora, indeboliamo un po'. Facciamo che sbagliarsi la nuova apposta. Azione. Tanto perdi. È inutile che... Il dolore del mio popolo non è anche mio. Io balbetto, ho già pegato. Oh! Vai, Debbie, sei fortissimo. Anche lui è forte, eh. Tanto lo sapevo. Debbie vince! Va bene, ora che ho vinto l'incontro... Posso anche scappare. No, vabbè, non voglio essere così. Possiamo anche concludere. Ringrazio tutti quanti per aver visto il video, per averci seguito. No, va bene, io sono Pokénerd, da Bing the Dragon Page. Ringrazio Fabio di Pokémon Italia Info per tutte le possibilità che mi sta dando. Ringrazio il qui presente Primo che mi ha aiutato a fare le riprese, perché senza di lui, non avendo 4 braccia, non potevo fare, altrimenti. Ecco di nuovo la confezione di Pokémon Nero 2. Vi saluto e alla prossima news. Ciao a tutti. Ciao, saluta prima di non fare più. Vabbè, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.